Have a nice week. Lucetti. Negli ultimi 8 mesi ho vissuto in ben 4 paesi diversi, tanto che ridurre al minimo le cose che portavo con me è diventato pressoché imperativo. Vivere dentro una valigia per quasi un anno mi ha portato faccia a faccia con la verità nuda e cruda, quella verità che molto spesso sappiamo ma cerchiamo di ignorare, e cioè quante cose accumuliamo nelle nostre vite di cui non abbiamo alcun bisogno. Dopo aver aperto la mia valigia per la milionesima volta, mi sono finalmente resa conto di quanti vestiti continuassi a portare avanti e indietro senza mai indossarli. E mi sono anche resa conto, spostandomi da un posto all'altro, di quanti oggetti lasciassi praticamente in giro per il mondo, oggetti che avevo comprato soltanto per il bisogno di riempire lo spazio, ma che di fatto erano del tutto inutili. E così, quando finalmente mi sono stabilizzata nella mia nuova casa, ho deciso qualche mese fa di ricorrere a una misura piuttosto drastica per riuscire a vivere la mia vita in maniera molto più leggera e molto più spaziosa. E la misura drastica consiste nel pormi una semplice domanda quando sono incerta se tenere un vestito oppure un oggetto. E la domanda consiste in questo: se questo vestito non fosse nel mio armadio in questo preciso istante, o questo oggetto non fosse nella mia casa in questo preciso istante, andrei a ricomprarlo subito oggi? Se la risposta è sì, l'oggetto o il vestito hanno passato la prova. Se la risposta è no, è out. È piuttosto divertente, te lo assicuro, soprattutto se lo fai con le cose di qualcun altro. Amore, da quanto è che non ti metti la maglietta rossa? Oh, saranno 6 mesi. Ok, andiamo via. No! E puoi applicare questo principio non soltanto ad oggetti e vestiti, ma anche ad opportunità che non sai se scegliere oppure no, o se perdere oppure no. E il modo per applicare questo principio alle opportunità consiste nel chiedersi un'altra domanda molto simile alla precedente, riadattata al contesto, e la domanda è questa: se non avessi questa opportunità nella mia vita in questo preciso istante, quanto tempo e quante risorse economiche deciderei di investire per poterla riavere? Tony Robbins afferma che le persone di successo si pongono semplicemente domande più intelligenti e dunque, per contro, ricevono anche risposte più intelligenti. E allora perché non cominciare subito? Scegli una categoria, che si tratti di un oggetto che non sai se tenere oppure no, o di un'opportunità che non sai se prendere o lasciare. Quindi fatti la domanda giusta, più strategica per te, sulla base del contesto che hai scelto. E condividi nello spazio dei commenti qui sotto se sei riuscito, in base alla risposta che hai ottenuto, a farti un po' di chiarezza che davvero non ti aspettavi di avere così naturalmente. Ricorda sempre di condividere, perché non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.